Ciclismo, di ciclismo rosa, perché la 25esima edizione del Giro d'Italia femminile ha esaltato le bellezze e le potenzialità della nostra Campania, con tre tappe, partenza nel vernissage di Caserta, poi la tappa di Santa Maria a Vico, infine quella di Frattamaggiore. Vediamo. La 25esima edizione del Giro d'Italia donne si concluderà domenica prossima al Santuario della Madonna del Ghisallo. La carovana rosa ha fatto vivere emozioni fortissime ai tanti appassionati della Campania, terreno di gara per le prime tre tappe della corsa. Dapprima il vernissage di Caserta, quindi l'appassionante frazione di Santa Maria a Vico, infine la spettacolare Frattamaggiore-Frattamaggiore con il successo prepotente in volata di Giorgia Bronzini. Per la due volte campionessa del mondo si tratta di un ritorno alla vittoria al Giro che mancava ormai da 12 mesi. Sapere che c'è tanta gente che ci aspetta al traguardo e tifa a noi per tutti i chilometri è bello e dà coraggio, quindi si soffre ma c'è tanta soddisfazione. Intanto gli amanti delle pedalate rosa hanno potuto ammirare la classe infinita di Marianne Vos, l'olandese volante che si ispira a Merckx per l'inesauribile voglia di vittoria. Sarà lei la campionessa da battere in maglia iridata, come perfettamente si conviene a questo angelo diabolico che invici alla premeditazione della vincente e il destino della vittoriosa. Parla con comprensibile soddisfazione il primo cittadino di Frattamaggiore, Francesco Russo. Da Lorenzo Insigne al Giro Rosa, lo sport come volano per il territorio. È raro, voglio dire, vedere una città ospita come dire, la partenza e l'arrivo ovviamente del Giro Rosa, quindi per noi riempie di gioia ed onore ovviamente la provincia a nord di Napoli, riempie di gioia ed onore la città di Frattamaggiore.